Sono ormai quasi 10.000 le richieste di regolarizzazione per colf e badanti giunte al Viminale. Vi ricordiamo tra l'altro che c'è tempo tutto il mese per inviare le richieste online, ma purtroppo sono stati già segnalati i primi casi di truffa. Sentiamo. Critici secchi anche i commenti sull'arrivo dell'esercito che dicono per ora non è cambiato nulla. Ascoltiamoli. Torniamo alla cronaca. Spacciandosi per agenti di sicurezza impegnati in un'indagine, sono riusciti a farsi consegnare 16.000 euro da due donne padovane. Andiamo all'estero. Sono almeno 42 i morti in Indonesia dopo la forte scossa di terremoto magnitudo 7 che ha colpito l'isola di Giava. Si contano però centinaia di feriti, migliaia di sfollati e si scava per cercare i dispersi. Il numero dei morti quindi è destinato a salire. Dario Maltese. Parliamo adesso del Consiglio provinciale del 1° settembre in Staziose. Disillusa la reazione dei padovani che temono si tratti di un'inutile parata di politici. Truffa. Scusate, però li hanno arrestati per truffa. Tra le ordinanze di custodia in carcere, uno di loro è proprio un carabiniere. Guardate. Il premier Greco Caramallis ha annunciato oggi di voler ricorrere alle. Torniamo in Italia. Contro gli affitti troppo cari delle case si diffonde sempre più il sistema della coabitazione, soprattutto nelle grandi città, una scelta che però non è più soltanto degli studenti. Sentiamo. Il giorno dopo l'ennesimo atto di vandalismo ad un impianto sportivo compiuto dalla fantomatica gang che si firma MDM Mafia di Mortise, una nostra truppa è andata proprio nel rione a parlare con la gente che è arrabbiata, ha paura di parlare, teme ritorsioni appunto da parte di questa gang. Cerchiamo di saperne di più allora. Ben ritrovati, siamo alla rassegna stampa dei quotidiani, le prime pagine appunto dei quotidiani che domani troverete in edicola. Cominciamo subito con il Messaggero di apertura dedicata al virus dell'influenza. Dopo l'arrivo dei militari di rinforzo per il controllo delle zone calde di Padova, la Polfel ha arrestato in via Cairoli un piccolo boss dello spaccio di cocaina, mentre i carabinieri stavano e sventano un'aggressione a colpi di bottiglie rotte. Sentiamo. Scontri, l'ultimo giornale per questa sera, vi rimando per l'informazione sulla nostra rete, domani mattina alle 6 con prima pagina e poi alle 8 con il TG5 del mattino. Grazie. Adesso invece diamo lo spazio alle foto che sono arrivate numerose nella nostra rubrica UTG Estate, guardiamole insieme.